Solitamente siete abituati a vedere soltanto me nei miei video. Quest'oggi però abbiamo un'eccezione, in quanto abbiamo qui alla mia sinistra il mio coinquilino Fabio detto Antonio, oppure Antonio detto Fabio. Oggi siamo qui per portarvi un video diverso dal solito, in quanto siete abituati a vedere questa faccia di merda che vi spiega qualche cazzata. Oggi invece andremo a fare una tier list in maniera molto originale, come se proprio nessuno youtuber avesse mai portato le tier list sul proprio canale, e andremo a farla su un argomento che noi condividiamo molto, ovvero gli starter di Pokémon, in questo caso comunque qualsiasi cosa riguarda il mondo Pokémon. Nella tier list che andremo a fare oggi andiamo a analizzare non solo l'aspetto visivo, perché sennò a quest'ora molti andremo a mettere in A, alcuni in G, alcuni... ma metteremo nel concetto di utilità nel team e vedere un pochino come si evolve nel gioco. Vedremo quanto questa cosa che stai dicendo sarà vera. Ci proviamo. E sul fatto che Chikorita faccia schifo. Perciò essenzialmente queste erano le basi per questa tier list. Piccolo disclaimer, ovviamente noi rispettiamo le opinioni altrui. Noi ovviamente non vogliamo imporre la nostra verso gli altri, che possono pensare che un Pokémon è più bello o è più utile rispetto che un altro. Quindi queste sono soltanto le nostre considerazioni personali e non vogliamo offendere nessuno, quindi per favore non ci mangiate nei commenti. Bulbasaur a livello estetico è bellino, cioè non gli puoi dire sì, è veramente bello, un bel concept ci sta, batte molte palestre, anche la lega è veramente utile, perciò Ivysaur no. Ivysaur mi va, perché il concetto che sboccia il fiore è bellissimo, ma è fatto male, perché c'è quella foglia che mi sembra un cacchio di elicottero. Vabbè, invitelo a bordo. No, ma... in B, perché non mi viene tanto bello il concept. Poi può essere pure che vedendo gli altri lo cambieremo, ma in questo momento per me è una B. Io ho scelto Charizard, ma il Charmander, vabbè, quello che è, ma il migliore è Venusaur. Vabbè, io direi comunque gli starter di Kanto di metterli tutti bene o male qua. Sì. Ok. A posto. Ok. Allora, partiamo da perché. Charizard non voglio avere nessun opzione. E bello, punto. È bello, è buono. Non proprio spiegare tutto quanto, anche perché non abbiamo tutto. Blastoise c'ha dei due cannoni che mi sembra un Transformer. Okay. Non gli serve a nulla. E la cosa che non lo fa salire anche in S è che lui li ha e non li usa. Perché quando gli fai fare idropompa la faccia la fa dalla bocca. Comunque io direi che li possiamo mettere bene o male, anzi no, Kuldama non mi è mai piaciuto. Non mi piace tantissimo esteticamente, però riconosco che è un Pokémon molto buono. Lui per me lo puoi mandare. È stato il miglior starter, però il Ferraligator io lo metterei in A. Sì, in S, se vogliamo fare questa divisione sì. Sì. Allora, passiamo a un tasto dolente, la terza generazione, perché so che è quella più vicina, diciamo, al cuore del nostro compagno Fabio. Qui è un po' complicata la situazione. Allora, io metterei Swampert in A, in S, okay. Sicuro, perché veramente... Blaziken anche? Io no, io non lo metterei in A, io... no, perché allora, bello Blaziken, però dai, non è buono quanto... Su questo è vero, però per cui io lo amerei, lo metterei in S, però me la lo posso no, abbonare. No, dai, allora... Septile allora per forza te lo metto in A. Va bene, lo posso accettare, va bene. Io comunque ho scelto Blaziken. Non mi è mai piaciuto la sua cosa. È un pezzo di me. No, ma cioè, è bellissimo però. Ma anche quando mi usciva nello sprite sembrava tutto allungato. Dai, zitto. Che cacchio mi devi rappresentare? Uno che fa il piedi di salto? Anche sì. Marston lo mettiamo in B perché ha la faccia felice. Ci noi... sta quella zona di transizione che ci deve essere, però fa un po' schifo. Torchic te lo faccio fare a me, perché a me Blaziken mi è sempre piaciuto, ma tipo con Basket te lo metterei pure in C. Perché? Con Basket? Dai, ma fanno così. Dai, no, con Basket. Vabbè, cioè, è il mio starter preferito, ma fai tu. No, dai, mettiamo. No, scusami un attimo. Torchic è va bello. Bene, mettiamolo qua. Lo metterei in B, Torterra. Sì, purtroppo Torterra la cosa è un po' come stupendo, ma quel fatto che è lento da far schifo. Sì. Le pre-evoluzioni non... Puoi metterle comunque in A. Sì. Comunque a livello effettivo non stiamo più valutando il fatto di essere pazzi di bellezza. È arrivato il momento di tagliarci il look. No. Allora, va bene, te lo posso. Ma solo perché degenera e lui no.
per gioco allora, no dai, mettiamoli tutti in C secondo me. E fa schifo veramente. Quindi descrizione di Pokémon Cristallo Piano. In tutti i modi, in tutti i colori, non impara una mazza, si prende sberle pure dall'acqua a momenti. Ci ho provato a fare 4 run e 4 volte sono andato a fanculo. Allora, Empoleon, ok, come minimo in Alo devi sì, mettere. Ci sta un botto, anzi, ti lo metto in S perché l'acciaio acqua è una cosa che a me mi piace. Va bene, molto. Va bene, te lo posso, una... te lo posso capire. È una cosa brilla. Si vai per. Allora, gli starter di quinta gen. C'è un problema. Non mi convince nessuno. Per quanto i giochi Pokémon di quinta gen siano tra i miei preferiti. E questo è vero. Il problema è uno. Serperior, per quanto è bellissimo, fa un po' schifo. Io mi trovo Serperior alla Lega, che sì è livello 90, ma comunque si prende sberle in tutti i casi. Perciò vabbè, dai, però lo metto in naso solo perché ci sta. Tepig, allora, allora Tepig l'ho rivalutato, ti dico la sincera verità. Io lo metterei in B. Poverino allora, Tepig. Allora, no. In C? Sì. Perché? Mi piace di meno rispetto a te. Cioè, poi stai confrontando a Chikorita. Te lo metto in A. Sì, Tamburo, dai, no, la ci può stare. Non è un Pokémon che mi piace particolarmente, però. Ok. Sì, di. No, dai, ma D deve essere proprio una merda più totale. Va bene. Dai, lui no, lui già B ce l'ha posso fare. È bello, ci sta. Braxen, Braxen è S. S, Braxen. Ed è meglio. Anakin lo mettiamo in A e lui in B, non ce la faccio a metterlo in A. Qui diciamo che le considerazioni personali portano allora oddio, Frogadier non mi piace particolarmente, quindi io lo metterei in B. È Froghina. È Froghina, dai. Però Greninja non me lo ricordo. Greninja. Allora, Decidueye. Decidueye è S. Perché? E qui in A. No, S, è troppo bello. Va bene, lui. Vabbè, B. No, B. No. C'è un cavolo di cappuccio addosso. Ma guarda, guarda che faccia bellissima. Ma cosa mi... Ma guardalo. Ma guardalo, è bellissimo. No. La faccia, guarda, sembra un coglione. No, dai, poverino, sì, no, va bene. Gattino. Lui ha quello in mezzo in B. E insegnano in A, dai. In C. Sì. Ma dai, non farlo, dai, un B almeno, non è così tanto bello. Dai, allora io in C non ce li voglio mettere, ma non è che fa. Ok, prima Rina non mi piace tantissimo, però non fa, dai. Allora. Comunque possiamo subito notare che questa tier list non è aggiornata in quanto non ci sono le evoluzioni finali degli starter di Galar, non ci sono neanche gli starter di Pokémon Legend Arceus, perché effettivamente. Cioè sì, sono sempre gli starter vecchi, ma sono leggermente diversi dagli altri. E soprattutto mancano anche quelli di Scarlatto e Violetto, quindi noi comunque ci limiteremo soltanto a questi. Consideriamo, allora, questa tier list probabilmente è stata creata prima che uscissero le evoluzioni. Noi col senno di poi sappiamo che viene dopo, quindi consideriamo come se questi fossero, cioè comprendessero anche loro tre. No, come se loro comprendessero anche. No. A posto. No, lui no. A lui. No. Sì. No. Evoluzione finale. È uno schifo. Non è vero. Metti quell'aborto. No. Vai a vedere quella foto. Ah, almeno A. Almeno. E mettiamo lui in S a questo punto. Così bilanciamo. Va bene. Dai, non mi sembra una cosa tanto. Non mi sembra una tier list tanto nostalgica. Proprio noi e te non siamo poi tanto nostalgici. Perché comunque Blastoise. Quei cannoni, quel troppo grosso. Esatto, è un Swampert che non ci ha creduto. Va bene, e allora possiamo dire che abbiamo finito. Questa è la nostra tier list. Mi raccomando, siate buoni nei commenti. Nel caso volete altre tier list, tra virgolette, insultarmi ancora nei commenti, scrivetemelo e io ci sarò. Questo video penso si possa concludere qui. Io spero vi sia piaciuto. Se fosse stato così, commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace, condividete questo video con chi volete voi. Se vi va di donarmi qualcosa tramite il sistema integrato di YouTube, fatelo, così almeno potrò finalmente permettermi un microfono decente. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, quindi vi saluto e noi ci vediamo dall'altra parte. Credo di finito.